mi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai, turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura di averti accanto, all'improvviso tu scendi nel paradiso, muoio d'amore meraviglioso. Devo dire, adesso, prima di iniziare l'intervista, mi ero preparata delle domande, ho il vuoto assoluto, però presenti le mie colleghe, è la prima volta che sono così emozionata. Non per altro, perché io per il mio mestiere conosco tanti artisti prestigiosi, però il suo modo di essere artista è un'artista completa, non solo nel suo lavoro, ma anche nel suo modo di affrontare il lavoro. Ad esempio, quando abbiamo parlato io e lei in privato, abbiamo parlato di danza sotto vari punti di vista, e credo che la sua esperienza possa veramente essere un punto d'arrivo per molti ragazzi, prenderlo come esempio, perché il suo modo di lavorare può essere un grande esempio per i giovani di oggi. Beh, io la ringrazio, però mi sento molto responsabilizzata a essere come esempio. Non lo so se sono un esempio, però posso solo dire una cosa, che io ogni volta che sono in sala e vedo ballare, ecco, mi prendo qualche cosa dentro, proprio nello stomaco, e mi sento così talmente partecipe, talmente... Insomma, è il mio mondo, c'è poco da fare. Io cerco ogni tanto di dire ok, oramai dovresti farci l'abitudine, però quando vedo l'espressione, quando vedo questa forza, questa voglia di fare, questo voler esserci, questo entusiasmo, beh, sono contagiata e così sono lì in prima fila, quindi ho un posto privilegiato. Carriera molto speciale, è partita dalla danza classica, ma a differenza magari di tante altre sue colleghe, lei ha avuto il coraggio di dire voglio di più, ha tentato, ha sperimentato e poi vabbè, ha lavorato con dei coreografi di cui coreografie ancora oggi prendiamo nota e cerchiamo di ogni giorno le riguardiamo e impariamo cose nuove. Giusto per fare un piccolo esempio, giusto per citarne alcuni, viene chiaramente facile citare Béjart, perché è un coreografo, ancora oggi se mi capita di guardare dei video dico vabbè, c'è ancora da imparare da lui.
Ma io posso dire una cosa, io intanto non lo so, quando mi sento dire carriera mi sento un pochino così, perché io non lo so se ho fatto delle cose, ho fatto parecchie cose, ho avuto la fortuna di incontrare persone che hanno creduto in me, ho avuto la forza, diciamo, e la costanza di continuare, perché come potete immaginare questo non è un mondo fatto di taglietti, tutù e coroncine, è un mondo fatto di sudore, un mondo fatto di tanta forza di volontà, di momenti sì e parecchi momenti no, però l'importante è credere in quello che si fa, l'importante è vivere il momento, l'importante è avere questo piccolo fuoco dentro che ti dà forza, che ti fa capire che stai facendo la cosa giusta, che ti fa capire che quello che tu stai facendo è l'unico modo per poterti realizzare intimamente, è l'unico modo per poter dire, beh, faccio questo mio passaggio nella vita e faccio quello che meglio so fare, che tento di fare al meglio, ma soprattutto per andare fino in fondo a quello che sono le cose più segrete che ognuno di noi ha, perché quanti di noi pensano, beh, la vita passa, cerco di fare questo, quest'altro, quell'altro, però a volte mi accorgo che c'è parecchia superficialità, se vogliamo. Allora io mi domando, no, io sono tutt'altro che superficiale, ho avuto una fortuna immensa di poter fare un lavoro che mi potesse far esprimere cose che magari nella vita del quotidiano non avrei potuto o saputo fare, perché la vita non ti permette perché uno è travolto da mille cose, mille pensieri, mille problematiche, e allora quando uno invece sale su un palcoscenico dice ok, adesso stacco e il mondo lo vedo un pochino là, un po' offuscato se vogliamo, e dentro nel mio mondo che è un mondo che mi sono costruita dentro, un mondo fatato, un mondo fatto di cose belle, di pensieri belli, di musiche meravigliose, di canti che ti fanno sognare, come se si fosse un piccolo Eden. Scusate, forse sto un po' fantasticando. Io perdevo veramente dalle sue labbra. Un'altra cosa, lei ha lavorato in tutto il mondo, quindi non solo in Italia. In Italia si tende a amplificare la propria carriera attraverso la televisione. In realtà lei, diciamo, non ha avuto una carriera soprattutto molto televisiva negli ultimi anni. L'unico lavoro con cui ha veramente collaborato è Academy, però io c'ero ad Academy, la vedevo, lei non era una di quelle che aveva tanta voglia di litigare, anzi, no, io vedevo che lei era una di quelle che era la più buona, forse vuol dire che la Savignano non è adatta alla televisione italiana? Non lo so, io trovo comunque che nella vita non è importante urlare, l'importante è fare, l'importante è far capire quello che uno vuol dire, quello che vuole che succeda, che vuole che gli altri facciano. Perché quando si vedono persone litigare io trovo che sia un momento così squallido, così triste, così inutile soprattutto. A volte può essere più forte un silenzio che non un'uscita così plateale. Diciamo che io sono talmente abituata ad esprimermi danzando che a volte le parole veramente le trovo inutili, mi pesano, non hanno senso, perché basta uno sguardo, un gesto, una pausa, un respiro, un guardare negli occhi una persona e uno può aver fatto un discorso di 3 ore.